Ciao a tutti, allora io sto salendo d'Aosta perché stamattina alle 8 sono scesa a prendere quello che mi mancava per allenarmi, perché a casa ho una valigia piena di roba per la ricostruzione delle unghie, ma chiaramente non avevo le tips che mi servivano per fare la ricostruzione con la tips, perché ieri abbiamo imparato la ricostruzione con la tips. Il problema fondamentale è che non avevo le tips, ce le avevo, ma avevo quelle per la copertura totale dell'unghia o quelle da attaccare sulla manina che non andavano bene. E quindi, se voglio allenarmi, visto che Katrin ci ha detto di allenarci in questi giorni, avevo bisogno di queste due cosine. E niente, adesso molto probabilmente andrò a casa a provare a farmi le manine e vediamo cosa salta fuori. Come ci ha insegnato Katrin, proverò a fare l'apice o la bombatura, se preferite, col pennello in silicone e con i prodottini che ho. Mi manca qualcosina, però vediamo se tengono lo stesso. Giusto per la manualità, per riuscire a capire tutti i passaggi di limatura e quant'altro. E vabbè, poi come forse vi ho già detto ieri, mi sono iscritta già al corso successivo e molto probabilmente farò anche l'ultimo. Poi dovrò dare l'esame per avere questa benedetta qualifica. Speriamo di avere la testolina per riuscire almeno a finire questa cosa per una volta nella vita. Forse riuscirò a combinare, o per meglio dire, a iniziare e finire una cosa come si deve. Adesso penso che molesterò pesantemente zie, amiche, parenti, femmine e gli dirò a casa che vi faccio le unghie. Le userò spudoratamente come cavie, facendogli firmare prima una delibera per eventuali danni. E boh, vedremo come va. Adesso sabato sono di nuovo giù. Sabato ci insegnerà la ricostruzione con cartina. E quelle per fortuna ne ho a chili e vedremo come va. E poi nel corso avanzato ci insegneranno a fare la classica unghia mandorla, che io personalmente esteticamente adoro. Non la vedo molto su di me, ma chi non risica non rosica, e quindi proverò anche a farmi le unghiette a mandorla. E poi credo che dovrò fare anche il corso fresa, perché penso che comunque sia fondamentale, anche perché se non sai usare la fresa potresti fare dei danni non indifferenti. E niente, questi erano gli ultimi aggiornamenti per oggi. Boh, vedremo come va. Sono presa decisamente bene e non pensavo di riuscire a seguire con così tanta leggerezza. Ero già tutta preoccupata, invece per fortuna è tutto ok. E niente, vi farò sapere il proseguo della situazione. Tutto qua. Vi auguro una buona domenica. Ciao!